Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Apriamo la seduta di laurea honoris causa per Patrizio Oliva. Io ho il doppio compito sia di da docente proponente di fare la laudatio, ma anche di coordinare i lavori del tavolo. Saluto tutti i convenuti, le autorità, colleghi, studenti, signori e signori. Iniziamo con i saluti istituzionali del magnifico rettore dell'Università di Foggia, professor Maurizio Ricci. Bene, la cerimonia di oggi, con la quale noi celebreremo il conferimento della laurea honoris causa al già campione olimpico e campione mondiale di pugilato Patrizio Oliva, fa parte in realtà di un più ampio disegno che è stato finalizzato a un forte potenziamento anche dei corsi di laurea in scienze motorie, che sono scienze tecniche delle attività motorie preventive e adattate e scienze delle attività motorie e sportive, corsi di laurea triennale e biennale. Questo impegno che si è sviluppato nel corso di questi anni è stato reso possibile ovviamente grazie all'intervento degli organi collegiali del nostro Ateneo, grazie ovviamente prima al solo Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale diretto dal professor Lo Muzio, oggi da entrambi i dipartimenti, perché i corsi di laurea sono incardinati presso tutti i due dipartimenti di area medica, grazie anche all'intervento del delegato alle politiche sportive di Ateneo, grazie e molto ai due presidenti dei corsi di laurea, la professoressa Porro e il professor Colella. E questo è un elemento molto importante, perché quando si raggiungono determinati risultati, i risultati sono sempre collettivi, non sono mai frutto evidentemente di una sola persona. Il lavoro che abbiamo cercato di sviluppare nel corso di questi anni è stato un lavoro che ha puntato a una ristrutturazione pressoché radicale della palestra di questa struttura. Nei limiti, come è noto, il sistema universitario è stato sottoposto a una pluralità di vincoli molto stringenti, abbiamo cercato anche di aumentare la dotazione organica di questi corsi di laurea, sia per il personale docente sia per il personale tecnico-amministrativo, e abbiamo anche aumentato il numero programmato degli studenti, anche perché molto spesso, specie per il corso di laurea triennale, abbiamo un rapporto quasi di 1-3 per quanto riguarda gli studenti che in precedenza cercavano di iscriversi al nostro corso di laurea. Altro punto, a mio avviso molto importante, è stata anche l'introduzione della doppia carriera per gli studenti atleti. E questa è stata una scelta, che devo ringraziare il delegata per le attività sportive, professoressa Curtotti, perché sotto questo profilo siamo stati i primi in Italia e diverse altre università ci hanno seguito. Per cui sono iscritti ai nostri corsi di laurea degli atleti, che sono anche studenti, e che in questo modo, attraverso alcune facilitazioni che abbiamo previsto, mutuando un po' il modello statunitense, riescono a conciliare i loro impegni sportivi con il loro impegno, ovviamente, di sostenere e superare esami in questo corso, in questi corsi di laurea. Detto questo, noi che cosa abbiamo cercato di fare in questo modo? Noi abbiamo sostanzialmente cercato molto di valorizzare questi corsi di laurea in scienze motorie. Parlavo in precedenza con un collega, la nostra è stata una iniziativa fra le più antiche come insediamento per i corsi di laurea in scienze motorie, quindi quando era direttore il professor Luca Cangelli, che è qui presente, che ringrazio anche per la sua attività e collaborazione, e parlavo anche con il delegato, oggi è rappresentato
il collega attraverso il rettore Oricchio, che si è laureato qui da noi e poi successivamente è nato a Bari e si è sviluppato ovviamente anche a Bari il corso di laurea in scienze motorie. Dicevo, perché i corsi di laurea in scienze motorie a nostro avviso rappresentano un modo per restituire più velocemente, con grande passione, ciò che accompagna le imprese sportive. E noi abbiamo cercato di puntare soprattutto in direzione di una università più a misura di ragazzo, più a misura di sana e naturale competizione umana. Questo è insito ovviamente nello sport, e lo sport, come è noto, da sempre rappresenta un forte fenomeno di aggregazione sociale, ed è per questo che fin dall'inizio anche del mio rettorato ho cercato di dare un particolare peso e una particolare rilevanza ai corsi di laurea in scienze motorie. Detto questo, e qui mi avvio alle conclusioni del mio intervento, perché conferire una laurea a Patrizio Oliva, una laurea honoris causa in scienze tecniche delle attività motorie preventive e adattate? Perché evidentemente rientra pienamente nella nostra politica accademica, anche culturale. Perché Patrizio Oliva, ma non lo scopro certamente io, la sua fama è nota a livello non solo nazionale ma internazionale, è stato un importante campione olimpico di pugilato, è stato un importante campione anche a livello internazionale una volta che aveva lasciato la sfera dilettantistica, ma è soprattutto importante, in questo noi intendiamo anche dare un forte peso con il riconoscimento della laurea honoris causa, non soltanto alla sua dimensione passata di pugile professionista di eccellente livello, ma anche alla sua attività e alla sua sfera sociale, posto che Patrizio Oliva è fortemente impegnato nell'attività sociale anche di recupero di giovani a rischio di disagio sociale, quelli che si chiamerebbero appunto a rischio di devianza sociale, e ha dedicato e sta dedicando parte della sua vita alla cura, alla salvaguardia di ragazzi che in caso contrario potrebbero cedere alla tentazione di passare dall'altra parte, forse quella sbagliata, della nostra società. Ed è questo duplice aspetto che ci preme sottolineare nel conferimento della laurea honoris causa a Patrizio Oliva, perché rappresenta l'occasione, secondo me, più importante per sottolineare la naturale ambivalenza della formazione che noi intendiamo fornire agli studenti, una didattica e una formazione inattaccabile, ma anche una motivazione personale che possa completare il percorso umano di questi ragazzi. E questo Ateneo, non da oggi, collocato tra l'altro in un'area territoriale, diciamo anche qui molto deviante, intende fare appunto della promozione dei valori forti dello sport, intende fare dei valori forti della cultura della legalità un elemento assolutamente fondamentale per il suo DNA. Non è questo un territorio facile, ma proprio per questo riteniamo che questo Ateneo, accanto a sviluppare una ricerca scientifica di qualità, accanto a erogare un'attività didattica di altrettanta qualità, possa e debba impegnarsi per essere uno dei soggetti attivi per contribuire anche a un più sano sviluppo socio-economico, e questo significa innanzitutto un elemento: essere paladini di una cultura della legalità a tutto tondo. Questo è l'elemento, a mio avviso, particolarmente significativo. Per queste ragioni noi siamo onorati di avere Patrizio Oliva, di condividere con lui il suo messaggio sociale e sportivo, di farci ambasciatori del suo messaggio e di conferirgli la laurea honoris causa su proposta del professor Mango e su procedura e iniziativa del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, e poi approvato all'unanimità anche da parte del nostro Senato Accademico. Con questi sentimenti desidero appunto conferire la laurea honoris causa, e penso che questo sia un segnale di fortissima attenzione che noi vogliamo dedicare a tutti coloro i quali sono stati campioni di sport, ma che una volta
terminata la loro funzione di campione di sport e campione di pugilato, si impegnano moltissimo in ambiti in cui non sempre, ovviamente, le stesse persone possono poi evidentemente eccellere. Per me questo è il significato più forte. Parlando sempre prima con Patrizio Oliva, emerge anche un altro dato. È la prima laurea honoris causa che viene conferita a un pugile professionista di livello internazionale, perlomeno in Italia. Ecco, limito all'Italia. Grazie. Grazie magnifico per la sua pronunzione sulla motivazione fondamentale che riguarda il conferimento della laurea honoris causa a Patrizio Oliva, e sicuramente ci sarà un ulteriore approfondimento sotto questi aspetti. Possiamo dare la parola al direttore di Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, il professor Lorenzo Lomuzio. Gentili signore, signori, autorità, studenti, colleghi e colleghe, a nome mio personale e di tutti i docenti dei due dipartimenti di area medica e della professoressa Foschino vi do il benvenuto a questa manifestazione. Il nostro dipartimento, come già detto dal magnifico rettore, ha inteso con questo gesto promuovere non solo la figura del campione che tutti conosciamo di livello nazionale e internazionale, ma soprattutto di premiare attraverso il suo impegno la capacità della persona di sviluppare un'azione di promozione sociale attraverso lo sport. Mi spiego meglio. Lui sicuramente ha avuto grandissimi successi, poi ci spiegherà meglio il collega Pietro cosa ha conseguito. Sappiamo, campione europeo nel suo momento dilettantistico, campione, aveva anche vinto la medaglia d'oro ai giochi olimpici, è stato anche campione del mondo da professionista, con una serie di vittorie straordinarie. Abbiamo 93 successi su 96 da dilettante e 57 su 59 da professionista. Ma quello che è importante è la sua dimostrazione come la vita spesa per lo sport, non limitata allo sport, ma profusa nell'impegno sociale. Infatti noi sappiamo che subito ad aver cessato la sua attività sportiva si è dedicato alla promozione dello sport, infatti è stato allenatore nazionale italiana di pugilato, ha conseguito anche lì molti successi, uno tra tanti i campionati del Mediterraneo, dove la squadra da lui gestita ha avuto 5 medaglie d'oro, 2 medaglie d'argento e 2 medaglie di bronzo, proprio un grosso successo. Lui cosa ha fatto con lo sport? Con lo sport è riuscito a evitare che molti giovani, soprattutto dei territori napoletano, fossero deviati dal punto di vista del degrado culturale oppure potessero cadere nella presa della droga, e in base a questa sua attività sportiva è riuscito a recuperarli socialmente. L'amore dello sport quindi ha sì segnato gran parte della sua vita. È vero che noi per questo lo conosciamo a livello nazionale e internazionale, ma per noi è molto molto più importante il suo impegno sociale. Infatti lui è riuscito, attraverso varie iniziative, non dimentichiamo il progetto Mille Culture del 2014, in cui partecipano molti atleti di livello nazionale italiani, a recuperare i giovani del territorio napoletano, avviando allo sport, o meglio all'attività sportiva, in modo da evitare la loro devianza. Quindi in questo incontro essenzialmente noi siamo felici di mettere a contatto di un campione come Patrizio Oliva i nostri studenti, che possono capire come attraverso lo sport si può raggiungere successi, ma non è tanto la carriera sportiva che ci è interessato premiare, piuttosto dimostrare come la sua vita sia un esempio di come lo sport possa concorrere alla formazione di una personalità armonica e equilibrata, aperta a valori sociali, a livelli di valori culturali, e gli ha permesso di dedicarsi al recupero degli altri. Per cui io vorrei chiudere questo brevissimo intervento, perché questa oggi è la giornata di Patrizio Oliva, non è la nostra giornata, quindi al centro deve essere le sue parole, con la motivazione adottata dal nostro Dipartimento quando abbiamo deliberato di proporlo per la laurea honoris causa, che come sappiamo l'Ateneo la propone, ma poi il Ministro che la controfirma e la concede.
La motivazione è stata questa: per il profilo agonistico che ne ha caratterizzato la carriera in ambito nazionale e internazionale, per il notevole contributo reso allo sport sia come atleta che come allenatore, quindi per l'importante impegno profuso in favore dei giovani socialmente a rischio. Quindi complimenti a Patrizio per tutto ciò che ha fatto e continua a fare per i nostri giovani. Grazie. Grazie al professor Lomuzio per il suo intervento. Adesso mi vado nell'altra mia funzione. Tocca a me fare la laudatio per Patrizio Oliva e mi sposto di là. Saluto il magnifico rettore professor Maurizio Ricci. Saluto il direttore del Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, professor Lorenzo Lomuzio. Saluto le autorità e i colleghi intervenuti, carissimi studenti, gentili signore e signori. Ringrazio tutti voi per essere qui oggi e sono onorato, quale docente proponente, di assolvere al compito affidatomi di pronunciare la laudatio in occasione del conferimento della laurea honoris causa in scienze delle attività motorie sportive preventive adattate a Patrizio Oliva. Il conferimento di una laurea honoris causa è sicuramente un evento speciale e straordinario, non è cosa di tutti gli anni e di tutte le università, non solo per colui che la riceve, ma anche per l'Ateneo e per il Dipartimento di Medicina che ha promosso questo riconoscimento. Ed è con profondo piacere che mi accingo a presentare uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano e uno dei più talenti più sopraffini del pugilato internazionale. Patrizio Oliva è nato a Napoli nel 1959. Da pugile è stato uno dei pochi ad aver combattuto in tre categorie diverse: leggeri, superleggeri e welter. E in tutte e tre ha ottenuto risultati di altissimo livello. Si appassionò alla nobile arte da ragazzino, fin dalla prima volta che vide il fratello Mario, pugile anch'egli, mentre indossava i guantoni. Patrizio Oliva giurò in quel momento che la box sarebbe stato il suo destino. Sue parole: seguivo mio fratello, faceva il pugile e lo obbligavo a portarmi con lui. Era meccanico. Gli dicevo: io ti preparo la borsa, però vengo con te. Non mi è mai passata la voglia. Mario poi, conclusa la sua carriera, dopo essere diventato campione italiano dilettanti, rimarrà sempre al suo fianco come consigliere privilegiato. Ma c'è una cosa che accomuna me e Patrizio. Abbiamo frequentato la stessa palestra, ma non mi riferisco a uno di quegli impianti moderni che conosciamo tutti, dotati delle più moderne attrezzature, scintillanti di luci e colori, pieni di immagini accattivanti. Era una palestra di un rione popolare dell'estrema periferia di Napoli, molto modesta negli arredi, condizionata dalla luce naturale e dalle intemperie, spesso senza nessun attrezzo, e non c'erano personal trainer. La nostra palestra era la strada, uno slargo, un muro, delle scale. Ma avevamo qualcosa che abbondava e che nessuno avrebbe potuto mai toglierci: l'allegria. Tanta fantasia, voglia di divertirci e soprattutto di stare insieme. E ci bastavano delle pietre, tappi di bottiglia, bottoni di cappotti, biglie di vetro e a volte un pallone rimediato. I giochi tradizionali spesso erano il nostro companatico, pane e giochi, e talvolta anche pane mentre si giocava, perché non dovevamo perdere tempo prezioso. Ma di tutto questo ce ne siamo accorti solo molto più tardi. Da bambini fino all'adolescenza abitavamo di fronte, ci guardavamo dalle finestre.
D'estate l'appuntamento era in palestra automatico, il sole appena alto dava l'inizio alle attività. I richiami delle madri al tramonto già finito davano la fine. D'inverno, quando non c'era scuola, la voglia di sfidare il freddo ci faceva andare anche senza toglierci il cappotto, per chi ce l'aveva. Parallelamente, Patrizio coltivava la sua passione per il pugilato e per il suo mito, Cassius Clay, poi conosciuto come Muhammad Ali in seguito alla sua conversione all'Islam. Osservando in televisione i suoi incontri, ne registrò mentalmente ogni movimento caratteristico, riproducendolo tutte le qualità: leggerezza, velocità, astuzia, prontezza di riflessi, potenza. Iniziò a allenarsi da solo, imitando i colpi di Ali davanti allo specchio della camera da letto dei genitori. E sul suo primo ring, il balconcino della casa popolare in cui abitava con la famiglia. Qualche anno dopo sarà molto chiaro come la box di Patrizio Oliva sia stata ispirata dallo stile di Ali. Sul ring già si muove elegantemente, con gesti raffinati, e stupisce per il suo gioco di gambe. Il pugile Oliva si è poi formato nella mitica palestra Fulgor di Napoli, uno scantinato buio infestato dai topi. Ma allora non era questo importante. Lì ha imparato i primi rudimenti di uno sport duro, in cui l'intelligenza vale più della forza e il rispetto è la prima regola. Allenato dal maestro Peppino Silvestri, un'istituzione del pugilato campano. E ancora Patrizio, che dice: ricordo che non avevo neanche i soldi per pagarmi il biglietto dell'autobus. Facevo 15 chilometri a piedi, tutti i giorni, per andare da via Stadera a Piazza Municipio. In estate e in inverno, non faceva differenza. Allenarmi era l'unico obiettivo che avevo. Sapevo che avrei vinto. A 14 anni il suo primo incontro, era magro, ma ciò lo rendeva più agile e tra le corde era un vantaggio. Già allora cominciava a strutturare il suo stile. Schiva, rientra, colpisci. Schiva, rientra, colpisci. E per mettere una cornice a questo quadro, sono ricorso al padre putativo della napoletanità rappresentata, Edoardo De Filippo. Da molto tempo ormai ho capito che il talento si fa strada comunque e niente lo può fermare. Ma è anche vero che esso cresce e si sviluppa più rigoglioso quando la persona che lo possiede viene considerata diversa dalla società. Infatti la persona finisce per desiderare di esserlo davvero, diversa. E le sue forze si moltiplicano, il suo pensiero è in continua ebollizione. Il fisico non conosce più stanchezza, pur di raggiungere la meta che si è prefissato. Da dilettante Patrizio ha vinto 3 titoli italiani, uno europeo e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, dove, dopo aver battuto 4 avversari, giunse a giocarsi la finale contro il kazako Konabayev. Lo stesso che nel 1979 lo aveva sconfitto nella finale valevole per il titolo continentale dei leggeri, con un verdetto dei giudici che aveva indignato il mondo intero. Oliva però andava sul ring seguendo un principio semplice ma molto chiaro: con l'intelligenza posso avere la meglio su rabbia e potenza, riuscendo a dominare anche gli avversari più temibili. Infatti riuscì a conquistare la medaglia d'oro con un verdetto quasi unanime. 4 giudici su 5 gli assegnarono la vittoria. A Mosca inoltre gli fu consegnata la prestigiosa Coppa Val Barker, premio dato al miglior pugile delle Olimpiadi. Vinse poi la medaglia d'oro in 10 tornei internazionali, ricevendo in tutti il premio quale miglior pugile. Il suo record da dilettante: 93 vittorie su 96 incontri. Passa al professionismo nel 1980. L'anno successivo
diventò subito campione italiano dei leggeri, dei super leggeri. Dopo 4 difese del titolo, provò l'assalto a titolo continentale. Lo ottenne nell'83 e lo difese per ben 8 volte. Ma il sogno di Patrizio Oliva era diventare campione del mondo. Finalmente il 15 marzo 86 a Monte Carlo Oliva conquistò il titolo mondiale dei superleggeri e la cintura WBI, World Boxing Association, superando l'argentino Baldo Sacco in un match che è rimasto nella storia dello sport e nel cuore dei tifosi. È Patrizio che parla. Mi sentivo un guerriero greco. Combattevo per la gloria, per essere più vicino a un Dio che agli uomini. Quella sera non mi sarei fermato davanti a nulla. Sacco sul ring mi stava sempre addosso, non mi dava respiro. Al termine del 13° round tornai all'angolo, ripetendo al mio manager Rocco Agostino: non ce la faccio più, sono morto. Mi diede sali di ammoniaca per farmi riprendere. Sacco veniva sempre avanti, anche nelle ultime 2 riprese. Alla fine vinsi e nello spogliatoio, mentre io ero svenuto sul lettino, Sacco non riusciva a stare fermo, dava ancora calci e pugni nei muri. Per la cronaca, Sacco dopo qualche tempo fu arrestato per problemi di droga. Patrizio Oliva difese il titolo 2 volte, prima di perderlo per KO nell'87 contro l'argentino Juan Martín Coggi, che gli inflisse la prima sconfitta nella sua carriera, dopo 48 successi. Nel 90, dopo aver cambiato categoria, conquistò il titolo europeo dei pesi welter. Nel 92 tentò l'assalto al titolo mondiale anche dei welter, ma fu sconfitto ai punti. E quello fu il suo ultimo incontro. Concluse la sua straordinaria carriera da professionista con un record di 57 vittorie, 21 per KO, su 59 incontri. È stato uno dei pochi atleti che è riuscito a conquistare i titoli di campione olimpico e campione mondiale nello stesso sport. Nonostante le paure della madre, nonostante il carattere imprevedibile del padre, incapace di liberarsi dei fantasmi del suo passato, nonostante le difficoltà di crescere in una famiglia ricca di affetti, ma piegata ai sacrifici, Patrizio mantiene fede alla promessa. Con tutto l'orgoglio e la vitalità della sua Napoli. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, Patrizio Oliva è stato commissario tecnico della Nazionale Olimpica ad Atlanta 96 e a Sydney 2000. E a Sydney 2000 vince un argento. Ai Giochi del Mediterraneo 97 conquista 8 medaglie, 5 d'oro, 2 d'argento e 1 di bronzo. Diventa allenatore di pugili professionisti dal 2001 al 2006 e istruttore di allenatori di pugilato per la Federazione Mondiale AIBA, International Box Association. È stato commentatore tecnico per Rai Sport negli incontri pugilato alle Olimpiadi di Rio e attualmente è commentatore per Sky. Per i suoi meriti sportivi ha ricevuto importantissimi riconoscimenti nazionali e internazionali. La MOVA International Award, Associazione Medaglie d'Oro e Valore Atletico, che premia i migliori protagonisti dello sport italiano. Nel 2015 è stato inserito nella Walk of Fame dello sport italiano, istituita dal CONI per celebrare le leggende dello sport italiano, che si sono distinte in ambito internazionale. Riceve inoltre le onorificenze del collare d'oro a merito sportivo, quale campione olimpico a Mosca, quella di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e quella di Cavaliere dell'Ordine di Malta. Contrariamente a quanto spesso accade al termine della carriera, Patrizio Oliva si è distinto anche al di fuori dell'ambito sportivo. Infatti nell'88 incide il Long Playing, firmando 2 dei brani inseriti nell'album. E la passione del canto la mantiene ancora tuttora. Canto sempre, con un complesso, un gruppo di amici, anche per dimostrare che il pugile non è un imbecille che fa solo a cazzotti.
A un certo punto della nostra vita, io e Patrizio ci siamo persi di vista. Abbiamo fatto sport molto diversi, in luoghi molto diversi. Ci ritroviamo per caso di nuovo abitanti di un altro quartiere popolare di Napoli, i quartieri spagnoli. Ma anche dopo tanti anni i nostri sguardi erano sempre gli stessi. Abbiamo percorso strade molto diverse, ma ci siamo ritrovati come se ci fossimo lasciati il giorno prima. Parlando ci accorgiamo che abbiamo lavorato negli stessi ambiti, perseguendo gli stessi scopi, anche se da prospettive diverse. Accompagnare persone a conoscersi attraverso la pratica motoria e sportiva, per migliorare la propria vita. In particolare, Patrizio mi racconta che si occupa, tra l'altro, di attività giovanile per ragazzi a rischio sociale. È lui che parla. Mi occupo di ragazzini delinquenti perché il genitore è in galera e il dirimpettaio uno spacciatore. È importante che le carceri minorili siano educative, non punitive, altrimenti tutto ricomincia appena i ragazzi sono fuori. Meglio trattenerli e insegnare loro sport, arte, musica, artigianato, per far nascere qualcosa dentro di loro. Su questa traccia, insieme a un gruppo di grandi atleti napoletani, Ciro Ferrara, Diego Chiuzzi, campione mondiale di scherma, Franco e Pino Porzio, campionissimi della pallanuoto, Manuela Migliaccio, fa maratona paralimpica, Massimiliano Rosolino, Pino Maddaloni, anche lui in prima linea a Napoli, su questa trincea. Coadiuvati da manager come Carlo Palmieri, nel 2012 Patrizio si impegna in prima persona per nutrire di sport e sano movimento anche chi non aveva e ha possibilità di acquistarlo. Insieme fondano un'associazione sportiva dilettantistica che, prima ancora dei risultati, insegue e realizza il valore sociale dello sport. Un diritto per tutti i cittadini, una risorsa per la città. La finalità di questa iniziativa è creare un patto con gli enti locali per una gestione ecologica degli impianti sportivi che possa realizzare un risparmio per le casse pubbliche e consentire a tutti accessibilità ad allenamenti e gare, anche e soprattutto per quanti vivono in quartieri a bassa offerta sportiva e ad alto rischio sociale. Nuove opportunità per i disabili, chiamati ad essere soggetti attivi e cittadini con pieni diritti, vetrina per le eccellenze imprenditoriali. Questa nuova realtà, richiamando i versi di Pino Daniele, viene chiamata Mille Colura. Nel 2013 debutta come attore protagonista nel film Il Flauto, con la regia di Luciano Capponi. Successivamente, sempre con la direzione di Luciano Capponi, Patrizio Oliva inizia a calcare anche il palcoscenico del teatro. Veste i panni di Pulcinella nello spettacolo Due ore all'alba, che ha poi replicato in una tournée nazionale. Ed è ancora lui che parla. Ho insegnato la boxe a Massimo Ranieri, quando doveva interpretare Marcel Cerdan, un pugile francese. Facevamo bellissimi duetti tra canto e pugni nelle prove. Giuseppe Patroni Griffi mi disse: perché non interpreti il suo avversario? Risposi: no, a teatro se sbagli una battuta è finita. Magari a cinema ci avrei provato. Non poteva mancare la televisione. Infatti, a parte numerose partecipazioni a programmi di diverso tipo, partecipa come concorrente a Notti sul Ghiaccio per la RAI e all'Isola dei Famosi su Mediaset. Dal 2015 opera anche nell'ambito della formazione, sia realizzando progetti per le istituzioni scolastiche, sia intervenendo come docenti in programmi di formazione manageriale nelle aziende. Nel 2014, insieme al nipote giornalista Fabio Rocco Oliva, scrive un libro sulla sua vita, che è stato giudicato come una delle migliori autobiografie sportive a livello mondiale, ricevendo applausi e riconoscimenti unanimi. Il titolo è emblematico, Sparviero. Lo sparviero è un piccolo rapace, esile, elegante, ma rapidissimo. Attacca la preda alla prima distrazione.
Il soprannome gli fu attribuito da un giornalista in seguito alle sue continue vittorie, contraddistinte da tenacia e da espressioni continue di potenza, velocità e repentini cambi di direzione. Quando ho iniziato, dice Patrizio, pesavo 30 kg. Tutto avrei potuto fare fuorché il pugilato. Ero magro, ma volavo sul ring. Colpivo e non mi facevo colpire. Da dilettante ogni modestro era un KO. Salivo sul ring, anima e coraggio, boom, colpivo subito e mi mettevo a fare lo spalviero. Questo soprannome è la metafora della mia vita. Sull'onda delle attestazioni di merito ricevute, nel 2018 Patrizio decide di provare a mettere in scena la sua autobiografia. In pochi mesi è pronto per una nuova grande avventura. Presenta lo spettacolo Patrizio contro Oliva. Per la prima volta a Napoli, presso lo storico Teatro San Lazzaro, nell'ambito della rassegna nazionale Napoli Teatro Festival. È un immediato enorme successo che tuttora continua con repliche in tutta Italia. Tra l'altro verrà a San Severo ad aprile. Due soli attori in scena, Patrizio e sua madre, che riempiono il palco e la sala di emozioni forti, quadri di vita vissuta, sacrifici, speranze, gioie, successi, amore per la vita. E per rappresentare il Patrizio Oliva attore non ho trovato citazione più calzante di quella di Jacques Coupeau, attore, regista teatrale, drammaturgo e critico francese del secolo scorso. Non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti. È lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui. Porto in scena me stesso, dice Patrizio, con le mie storie vere, per dare un messaggio ai ragazzi. Se credi in quel che fai, puoi arrivare al massimo, anche partendo da sotto zero. Racconto la mia infanzia, le macerie familiari e ambientali, di una povertà quasi assoluta. E poi c'erano i modi violenti di mio padre su mia madre. Un racconto molto intimo. Ma l'avversario più difficile che ho incontrato è stato me stesso. Sul ring, l'avversario peggiore erano le mie paure. Per questo mi allenavo allo specchio. Se picchi lui, mi dicevo, puoi battere tutti. Capire questa cosa, affrontare a testa alta le debolezze, mi ha permesso di far capire a mamma che il mio avversario era come il suo. Col tempo lei ha compreso che mettendosi davanti a uno specchio e facendo lo stesso percorso, poteva uscire dal cimitero, dove passare intere giornate per piangere quel figlio morto, il fratello Ciro. Il dolore diventa stimolo. Nel quarto capitolo, la promessa a mio fratello viene mantenuta. Nel monologo finale ripropongo la finale olimpica di Mosca 80 combattendo in scena con i guantoni originali. Coerente con quanto realizzato da Patrizio, vi leggo la recensione del suo spettacolo. Ananche, per gli antichi greci, idea preolimpica del fato e della necessità dell'agire umano, era definita da Omero la necessità di combattere. Scorrendo la vita di Patrizio Oliva, appare evidente come sia stata una qualche ananche a seguirlo, molto vicino, e le sue fatiche sportive ci ricordano le gesta di un semidio. La sua determinazione a prendere a pugni più che gli avversari, le ferite della vita, hanno reso la sua parabola sportiva ineluttabile. Ma nel ring aperto di un teatro la sua storia ci racconta le peripezie, le crisi, gli ostacoli che ad ogni passo, sia tu un uomo o un semidio, ti fanno dubitare, anche solo per un attimo, che il tuo destino sia già scritto. Tra i vapori di una sana olimpica, dove nel tempo sospeso in una preoccupante seduta si sudano i grammi di troppo per entrare nel peso consentito. Tra
tra i fumi delle macerie di un terremoto familiare più esistenziale che fisico. Tra le nuvole bianche, su cui troppo presto è volato a riposare un amato fratello, ci convinciamo che Patrizio, facendosi da pugile semidio, un semplice attore, sia il solo che può raccontare la sua storia. O pugile, semidio e attore sono forse sinonimi. Per fare questo spettacolo, dice Patrizio, mi sono allenato anche fisicamente per oltre 3 mesi. In passato ho lavorato con Massimo Ranieri, mi ha insegnato che bisogna prepararsi. Nessuno regala niente. Provini? Mai fatti. Ma palco e ring si assomigliano. Su entrambi si indossa una maschera. Sul ring, per i miei avversari, ero quello baldanzoso e sicuro. Ma in fondo c'era un uomo che aveva le sue paure, le sue angosce. Ho dovuto recitare. Ed è ancora Edoardo De Filippo che con i suoi versi rappresenta il Patrizio Livattore. La leggo in dialetto, poi ve la traduco. Napoli è un paese curioso, è un teatro antico, sempre aperto. Ci nasce gente che senza concerto scende per strada e sa per città. Napoli è una città particolare, è un teatro. Antico e moderno, ma sempre aperto. Ci nascono persone che senza saperlo, senza avere competenze, scendono in strada e recitano. C'è un altro motivo nella vita di Patrizio Oliva che ritengo fondamentale per dare significato a tutto ciò che ha fatto finora. Ad un giornalista che gli chiede come mai il suo successo non gli abbia aperto le porte per vivere avventure maggiormente remunerative all'estero, Patrizio risponde: ho avuto l'occasione di andare via. Angelo Dandi, il manager di Muhammad Ali, mi mandò una busta con un assegno in bianco e un biglietto su cui c'era scritto: metti tu la cifra e vieni in America. Rispose di no. I miei sogni volevo realizzarli a Napoli. Ho vissuto anche a Formia, ma non è durata molto. Sono tornato a vivere nei quartieri spagnoli. Sono innamorato di questa città. Il profumo delle cucine, delle botteghe. Passi per un vicolo e ti offrono il caffè. Succede solo qui. Avviandomi alla conclusione di questa laudatio, vorrei condividere con voi delle considerazioni che, al di là dei meriti, che al di là dei meriti di Patrizio ritengo importanti per evidenziare le profonde connessioni tra la laurea in scienze tecniche dell'attività motorie sportive preventive adattate che ci apprestiamo a conferirgli e la storia vissuta di Patrizio Oliva. Una è eterodiretta, l'altra è autodiretta. La prima è legata alla malattia del fratello Ciro, la seconda all'infortunio che ha condizionato il momento del suo passaggio al professionismo. La prima considerazione riguarda la tragica scomparsa del fratello Ciro che ha illuminato il percorso sportivo di Patrizio e inconsapevolmente anche le mie successive esperienze professionali. Ciro, mio coetaneo e poco più grande di Patrizio, del quale conservo dei ricordi indelebili, era un ragazzo buono, gentile, sempre disponibile, in possesso di uno straordinario talento calcistico, creatività, visione di gioco, tocco, anticipazione. Spesso giocavamo organizzando volutamente squadre in soprannumero per cercare di contrastarle e non sempre ci riuscivamo. All'improvviso non viene più in palestra, sempre quella. Chiedo agli amici che con molto pudore mi dicono che è malato, ma non mi raccontano tutto perché più volte mancano sia loro sia Patrizio.
Allora vado a trovarla a casa e scopro la tragica realtà che mi avevano annunciato, ma in modo molto edulcorato. Un tumore ha reso necessaria l'amputazione di un intero arto inferiore. Ancora non riesco a immaginare cosa abbia potuto significare per Ciro vedersi senza una gamba proprio quando era stato convocato dal Napoli Calcio per un provino. E in quegli anni una possibilità del genere era un evento straordinario. Attendiamo che Ciro si ristabilisca e possa tornare con noi, seppur con la protesi. E all'epoca le protesi erano quelle che davano agli invalidi di guerra. Comunque, la voglia di Ciro di tornare a giocare era troppo forte. Nonostante la madre, spesso al balcone, gli ricordava di stare molto attento. Approfittando dei momenti in cui non era controllato, Ciro tira qualche calcio, ma nonostante gli adattamenti alla rigidità della protesi siano rapidi, ben presto consapevolizza che non riuscirà più a fare con la palla ciò che faceva prima con grande facilità. Trova però la soluzione alla difficoltà che sta vivendo. Pur di giocare, si reinventa portiere. Incurante della protesi e degli impedimenti che gli provoca, riadatta le straordinarie abilità specifiche che aveva già sviluppato al nuovo e completamente diverso ruolo che in ogni caso gli consentiva di stare ancora con noi, da protagonista in palestra. Ma la ritrovata armonia non dura molto. Il tumore si ripresenta ancora più aggressivo, fino a che Ciro non riesce più a contrastarlo. Ciò che ho assorbito da ragazzo da questa esperienza è rimasto nel mio profondo. Col tempo poi mi sono accorto che la scelta di insegnare e fare ricerca nella scuola, nell'università e nel mondo dello sport per persone con disabilità era permeata da ciò che mi aveva trasmesso Ciro. Mi ha indotto involontariamente, ma con grande forza, a prestare attenzione e ad avere rispetto per le persone speciali che sono con noi, tra noi e intorno a noi. Ma l'enorme vuoto che Ciro lasciò in tutti era solo piccola cosa rispetto alla mancanza che determinò in Patrizio e nella sua famiglia. La voglia di Patrizio di emergere da una situazione sociale che condizionava la sua vita e quella dei suoi cari era immensa. Un giorno promise a se stesso e a Ciro che avrebbe dato la scalata al titolo mondiale di pugilato. E a dargli la forza e il coraggio necessari per questa impresa è stato anche il fratello. La seconda considerazione riguarda l'infortunio alla mano subito da Patrizio Oliva dopo il suo passaggio al professionismo. Avrebbe demolito le motivazioni di qualunque atleta, invece diventò il suo punto di forza, riuscendo a trasformare un suo limite fisico in un'arma tattica devastante. È lui che parla. Quando ho intrapreso la carriera da professionista mi è stata diagnosticata una piccola frattura alla mano destra, che ha evidenziato un processo osteoporotico da trauma in atto. Ogni colpo con la mano destra provocava un dolore insopportabile e un potenziale vantaggio per qualsiasi avversario. Chiunque altro avrebbe gettato la spugna. Io no. Da bambino davanti allo specchio mi proclamavo campione del mondo, campione olimpico. Io ho sempre lavorato per ottenere questi titoli. Patrizio non si perde d'animo e realizza ciò che nessuno avrebbe mai pensato. Per un pugile, soprattutto per un pugile che si trovava già in uno stadio avanzato di formazione tecnica e tattica. Cambia la guardia. Lavora a potenziamento del braccio e comincia a combattere tirando di sinistro. Sembrava non essere cambiato nulla. La sua forza di volontà, l'allenamento e i processi neuronali di adattamento che riesce ad attivare e a richiamare gli consentono di sviluppare abilità di pari livello anche con l'arto considerato debole. Diventando oltremodo imprevedibile, sia per la nuova guardia che sorprende e destabilizza gli avversari, sia per la potenza che riesce ad esprimere con l'altro braccio. I suoi avversari restano spiazzati e non riescono a trovare rimedio a una strategia impossibile da prevedere in un atleta normale, anche se di alto livello. Ma Patrizio Oliva non è stato un atleta normale. Ha incarnato un mito greco.
Infatti, in un'intervista a Repubblica, Patrizio, rispondendo ad una domanda sulle sue passioni letterarie, disse che, tra le altre, da ragazzo rimase colpito dalla storia dei Feaci, per i quali non poteva esistere gloria più grande per un uomo che quella conquistata con le proprie mani e i propri piedi. E chiudo con una sua ultima frase. Sono diventato campione del mondo con una sola mano, quando ce ne sarebbero volute tre. Il protocollo prevede a questo punto il conferimento della laurea honoris causa in scienze delle attività motorie sportive preventive adattate a Patrizio Oliva da parte del magnifico rettore professor Maurizio Ricci. A questo punto è il momento della Lectio Magistralis di Patrizio Oliva, che si accomoda al palco. Giustamente, del neodottore Patrizio Oliva. Buongiorno a tutti. Voglio solo cominciare a dirvi che, credetemi, non ho mai provato tanta emozione come oggi, neanche quando sono salito sul ring per combattere per il titolo mondiale e per la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Si parla, per me, devo dire, è un onore oggi essere qui e voglio ringraziare l'Università di Foggia nella persona del magnifico rettore Maurizio Ricci per avermi onorato per questo titolo accademico prestigioso. Se più di 40 anni fa qualcuno mi avesse detto che un giorno sarei salito in cattedra all'università, gli avrei dato del folle. E invece oggi sono qui a condividere con voi questa mia enorme gioia. Credetemi, è una immensa gratificazione. Ricevere una laurea honoris causa significa che quello che ho fatto nella mia carriera sicuramente è stato apprezzato, quindi veramente di cuore ringrazio tutta l'università. Sono contento perché si parla di sport. Lo sport, io devo tutto allo sport, perché lo sport mi ha reso un campione, ma soprattutto lo sport mi ha reso un ottimo cittadino, perché vivere con i valori che lo sport trasmette veramente rende le persone migliori. Quando nello sport parliamo di rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, tradotti in senso civico non sono altro che il rispetto dell'ambiente, delle leggi e della persona in generale. Un buon sportivo, sono sempre convinto che diventerà un ottimo cittadino, perché voglio fare anche una distinzione tra pratica sportiva e sport. Chi pratica lo sport, sicuramente dove c'è pratica sportiva non c'è razzismo, dove c'è pratica sportiva non c'è bullismo, non ci sono barriere culturali, ma ci sono solo uomini che si abbracciano e si stringono la mano in segno di pace, di rispetto e di fratellanza. E questo è quello che a me lo sport ha insegnato. E devo dire proprio veramente grazie allo sport. Io dicevo questa laurea e ho preparato una piccola relazione. A fronte di una crisi di valori,
non solo nello sport, ma anche in diversi altri ambiti, si intende rifocalizzare quali valori lo sport porta con sé, quali criticità si possono incontrare. Ciò può avvenire sollecitando i soggetti implicati a vario titolo, quali insegnanti, formatori, educatori, allenatori, tecnici e animatori, ad una riflessione su quello che si ritiene essenziale per la crescita armonica di una società complessa come quella odierna. L'attività motoria dello sport nella nostra società non si misura solo in termini di produzione, ossia di relazione costo-prodotto-profitto, ma dal grado di soddisfazione e benessere fatto di valori umani che ne ricavano i partecipanti praticanti. L'ambiente complessivo in cui vivono e operano i soggetti beneficiari dell'attività sportiva può facilitare o meno lo sviluppo dello sport nel suo valore integrale. Per sviluppare un'educazione attraverso lo sport è necessario aumentare le forme e i programmi di attività motoria sportiva, definendo azioni e compiti di coloro che si impegnano per sviluppare questi valori. Le attività motorie sportive incidono nella formazione della persona, con una funzione modellante interattiva che si espande anche oltre i tradizionali obiettivi, educandola, formandola, portando a un graduale miglioramento della persona nell'aspetto della corporeità, della dimensione della relazionalità e della realizzazione in quello che si decide di eseguire. Le attività motorie sportive costituiscono potenzialmente una prassi umana e umanizzante, con precise finalità educative e formative. Il problema di educare i bambini, i ragazzi, i giovani, adulti alla moralità non è solo quello di quali contenuti offrire loro come valori nell'agire morale, ma anche il problema di come aiutarli a fare propri, a interiorizzare quei valori che la società, la cultura, la religione, il mondo propongono come meritevoli di impegno personale per la loro realizzazione. Pertanto la domanda che ci poniamo è: perché bisogna parlare di valori nello sport? I valori sono presenti in tutti gli aspetti del comportamento umano. Si può affermare quindi che non si dà azione umana senza valori, come ad esempio il cosiddetto comportamento motorio che ritroviamo nell'esercizio e nell'attività fisica, ma è mai qualcosa di meramente biofisiologico o solo meccanico, meccanico di significati culturali. A partire da questa consapevolezza, gli insegnanti e i formatori dello sport devono fare i conti con i vari significati valoriali che dovranno poi essere comunicati e fatti divenire esperienza per lo sport. Lo sport educativo, quando permette lo sviluppo delle attitudini motorie della persona, in relazione ai suoi aspetti affettivi, cognitivi e sociali. Cosa può quindi educare lo sport? Educare al rispetto dell'ambiente e della natura, educare il corpo, il movimento, le emozioni, educare ai valori, alle regole e alla socialità, educare alla prevenzione e all'integrazione sociale, educazione delle forme intellettive. Quando si parla di sport ed educazione attraverso lo sport, è impensabile non sottolineare il concetto di fair play. Vuol dire rispettare lo sport, i suoi valori, le regole morali di chi lo pratica in modo vero e appassionato. Questo nasce dall'esigenza di regolamentare con delle regole non scritte che sono stabilite da un codice presente nel gioco e nello sport. Il fair play significa gioco corretto o anche lealtà, e che l'anima dello sport è il principio della cultura degli uomini e dei popoli da secoli. Vivere il secondo il fair play vuol dire mi impegno a fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta di festa. Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato. Rispettare i miei avversari come me stesso. Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me hanno diritto all'errore, ma fanno di tutto per non commetterlo. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti. Non usare artifici o inganni per ottenere successo. Essere degno della vittoria come nella sconfitta. Aiutare ognuno con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione. Soccorrere ogni sportivo ferito o cui la vita è in pericolo. Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati. Lo sport, essendo una pratica umana, può essere a diversi gradi uno strumento per la promozione dei valori. In una cultura moderna, dominata dall'individualismo egoistico e dello scarto delle giovani generazioni, lo sport è un ambito privilegiato intorno al quale le persone fanno comunione senza distinzione razziale, di sesso, religione e ideologia, e dove si possono sperimentare tutti i sentimenti, fra tutti la gioia di competere per raggiungere una meta insieme. Essere parte di una squadra o tutto quello che è necessario dell'altro nello sport individuale può essere rappresentato dalle regole, dalle diverse figure che accompagnano l'atleta, allenatore, famiglia o sostenitore, tutte quelle persone che con impegno e dedizione rendono possibile di arrivare a dare il meglio di sé. Tutto ciò fa dello sport un catalizzatore di esperienze di comunità, di senso di responsabilità, di unione sociale, di famiglia umana.
Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano, nello sport come nella vita. E ancora, Dio dona ad ogni uccello il suo verme, ma non lo fa cadere nel nido. Queste due massime, che mi hanno accompagnato per tutta la mia vita e la mia carriera, ci mettono di fronte alla realtà dei fatti di come, nella vita di tutti i giorni, il solo saper fare qualcosa, avere talento oppure possedere una dote, anche economica, non basta per ottenere successo. Il talento sportivo va allenato. L'allenamento richiede sacrificio, costanza, impegno, autodisciplina, in stretta condivisione e coesione con un senso di chiarezza con se stessi, con il proprio essere più profondo. Chi sono? Chi voglio essere? Cosa voglio fare? Che sono tutte capacità che portano ad avere la possibilità di successo. Perché la teoria da solo non basta, l'allenamento da solo non basta, il conoscere e il sapere da solo non basta. Ad esse vanno aggiunte le azioni, saper trasformare la teoria in pratica. La sfida e il confronto fanno sì che l'esperienza accresca nell'uomo e lo porti di conseguenza all'ottenimento di un risultato. Il campione è colui che riesce a superare i propri limiti, e non arrendersi alle prime difficoltà che la vita mette di fronte, fin dai primi giorni di vita. Fa sì che sviluppiamo, alleniamo una capacità di resilienza, ovvero la capacità di riprendersi e di uscire più forti e ricchi di nuove risorse dell'avversità. È un processo attivo di autoriparazione, resistenza e di crescita risposta alle crisi e alle difficoltà inevitabili della vita. Nella sconfitta, la differenza tra risultare perdente o sconfitto è anche e soprattutto lì, nell'atteggiamento in cui la persona si pone di fronte ad essa. Si è sconfitti quando, pur avendo avuto un risultato negativo, lo si analizza per comprendere ciò che ha portato a quel risultato, di conseguenza trovare le soluzioni ai problemi che hanno ostacolato il raggiungimento della vittoria. Il perdente, invece, cerca scuse, si nasconde, si piange addosso, non mette in atto strategie di risoluzione e vede solo il buio intorno a sé. La costanza vince sempre sulla pigrizia. Chi si arrende, chi cerca alibi dietro cui nascondersi nello sport è come nella vita, ripeto, non risulta né vincitore né sconfitto, ma solo un perdente. L'accrescere di tale capacità di saper reagire attraverso una crescita personale propria è ciò che il mondo sportivo dona a chi pratica attività. Il mio stesso impegno e prova sul campo come la pratica sportiva sia veicolo di insegnamenti e di valori che si tramutano in azioni nell'ambito sociale. Io faccio parte, come diceva il professor Mango, di un'associazione fatta di campioni olimpionici, si chiama Mille Colure. Abbiamo preso spunto dalla canzone di Pino Daniele, la Napoli multirazziale, mille problemi, ma sempre pronto poi ad aiutare le persone che hanno bisogno. Il nostro scopo è quello di avvicinare i giovani allo sport, soprattutto quei giovani che appartengono a ceti sociali bassi, quei giovani che non si possono permettere di pagare una retta mensile. Da noi fanno sport gratuitamente e trasferiamo a loro, attraverso la nostra esperienza, i valori dello sport. Li togliamo, come diceva il professor Mango, dalla possibile caduta nella rete della criminalità. Cerchiamo di far capire a questi bambini che, perché molti di questi quartieri disagiati sono convinti che la criminalità li salva, e invece noi facciamo capire loro che la criminalità li distrugge, li intrappola, gli fanno vedere prima una ricchezza effimera per poi renderli degli schiavi. E per pochi euro devono anche commettere omicidi. E quindi noi cerchiamo questi ragazzi, fargli fare una grande integrazione. Pensate anche al periodo estivo, organizziamo dei campus per far sì che questi bambini che non possono andare in vacanza possano venire a fare integrazione, socialità tra di loro. Per noi questo è un grandissimo obiettivo. A noi non interessa se nasce il campione. A noi è importante creare dei nuovi cittadini, dei cittadini migliori da inserire nella nostra società. Le motivazioni, il senso di sfida costante e crescente che lo sportivo ricerca in ogni gara e nella preparazione ad essa fanno sì che poi nella vita quotidiana si ritrovino queste sensazioni positive di spinta. Motivazioni non effimere, temporanee come il voler guadagnare. L'attività da me svolta vuole avvicinare proprio questi ragazzi difficili allo sport, per dare loro... far capire loro che cos'è il confronto leale, il raggiungimento di obiettivi e vittorie attraverso il duro lavoro quotidiano, fatto con impegno e portato avanti con costanza e autodeterminazione. Valori i quali mancano sempre più nelle generazioni di oggi. Noi non possiamo nascondere oggi
che stiamo attraversando in molti giovani, un enorme degrado generazionale. Sono molti i giovani che stanno crescendo senza valori e senza regole. Noi sappiamo bene che senza valori e senza regole non c'è né convivenza civile né dignità umana. Quindi perciò siamo convinti che lo sport, insieme alla cultura, possono essere degli strumenti per rendere sicuramente migliori i nostri giovani. Quando parlo di cultura non parlo in senso nozionistico, ma parlo proprio per avere un'ampia visione sulla vita. Quindi significa che studiare, informarsi, documentarsi rende sicuramente le persone migliori. Oggi so che ci sono molti vostri studenti che sono anche atleti, quindi è un piacere poter parlare con loro, dire che a me lo sport ha dato veramente tanto, mi ha forgiato, mi ha insegnato ad agire. Spesso noi siamo abituati a vedere gli atleti quando gareggiano. Pensate che per un atleta quella è la parte più facile. La parte più facile per un atleta è l'allenamento, perché richiede mesi, anni di duro lavoro, allenamenti anche 2 volte al giorno. Io a volte dico: perché ci sono persone, migliaia di persone che vivono con sogni nel cassetto, aspettando poi un domani che non arriverà mai, mentre poi c'è chi riesce a realizzare quei sogni? Oppure quante persone vorrebbero scrivere un libro, magari cominciano le prime pagine e poi sono pochi quelli che lo portano a termine? O ancora, perché quando il gioco si fa duro e l'obiettivo diventa difficile da raggiungere, molti si tirano indietro? Io credo che la risposta più facile che potrebbero dare queste persone è quella di volersi ritrovare sulla vetta della montagna più alta, gustare del piacevole panorama, ma senza aver affrontato la salita. Io nella mia carriera, credetemi, ho affrontato veramente tante salite impervie, tortuose, che molte persone pensavano che erano proprio invalicabili. Abramo Lincoln diceva che l'impegno è ciò che trasforma una promessa in realtà. Pensate, il mio primo impegno era quello che diceva il professor Mango. È vero, io percorrevo 15 km di strada tutti i giorni per raggiungere la mia palestra. Perché? Perché non avevo neanche i soldi per comprarmi il biglietto dell'autobus. Ma per non far dispiacere a mia madre, perché noi veramente vivevamo di stenti, ma di stenti veramente incredibili, dalle macerie, come diceva il professore, dicevo: non chiedevo mai questi soldi a mia mamma, lei voleva darmeli. Io dicevo: no mamma, non mi servono, perché io devo allenarmi. Questo percorso per andare in palestra mi serve per allenarmi, quindi non ho bisogno di questi soldi, proprio per evitare di darle una mortificazione. Ma vi posso garantire che non mi sono mai stancato in quel percorso, perché davanti ai miei occhi avevo il sogno che facevo tutte le notti, il sogno di diventare campione olimpico e campione del mondo. E mi allenavo in una palestra, è vero, umida. Qui vedo il maestro Dell'Icarri, che è stato il maestro di mio allievo, Ciro Di Corcia, e lui può essere testimone che cos'erano le palestre di 40 anni fa. Caro Rettore, non erano le palestre di oggi, super attrezzate. Nella mia palestra veramente la sera dovevamo buttare la segatura a terra per non scivolare dall'umidità e far scappare i topi. C'era un rito nella mia palestra: l'ultimo che andava via doveva mettere il veleno in ogni angolo della palestra, e quello ero sempre io, perché entravo per primo e uscivo per ultimo. Ma credetemi, quella palestra per me rappresentava il luogo più bello del mondo, perché sapevo che in quella palestra potevo realizzare i miei sogni. E allora vedevo i pugili allenarsi, sudavano, faticavano. E allora io capii che se avessi voluto raggiungere i miei risultati nella vita, avrei dovuto fare come loro. Dovevo sacrificarmi, dovevo faticare, dovevo sudare. E senza volerlo avevo già messo in atto una strategia che avrebbe portato poi a farmi avere grandi risultati nella vita. Una strategia che è fatta di 2 fasi. Il focus, quindi la chiarezza con se stessi, e l'azione. La chiarezza con se stessi è fondamentale, perché ci consente di dire chi siamo e dove vogliamo arrivare, ma soprattutto quali sono i nostri valori, i nostri sentimenti, i nostri talenti, le nostre passioni e qual è il nostro scopo nella vita, che poi è un, diciamo, è un,
è un sunto della bellissima frase, della bellissima massima che Socrate ne fece suo motto: conosci te stesso. Questa massima che aveva scritto Chilone di Sparta nel tempio di Apollo a Delfi. Uomo, conosci te stesso e scoprirai l'universo degli dei. Socrate era convinto che se l'uomo viene in chiaro con se stesso, si mette sulla strada della verità e diventa una persona migliore. La seconda è l'azione che è formata da autodisciplina, impegno e costanza. È una triade che senza questa non si va da nessuna parte. Ma le azioni hanno bisogno soprattutto di motivazioni. La mia motivazione, credetemi, era enorme, era grandissima. Quando mio fratello a 15 anni morì, avevo 12 anni, sul letto di morte gli promisi che la sua vita sarebbe risorta nei miei guantoni e che avrei dovuto riportare quella luce che era proprio sparita nella mia famiglia e rivedere il sorriso sul volto dei miei genitori. Ero talmente focalizzato su chi volevo essere che è vero, io mi mettevo davanti allo specchio e da solo mi proclamavo campione olimpico e campione del mondo. E quel sogno si è realizzato. Virgilio diceva: possono perché credono di potere. Ed è vero, se noi alla nostra mente diamo un futuro motivante, è più facile che le cose possano succedere. Perché dice: io voglio essere quella persona, voglio arrivare lì. Per avere grandi risultati nella vita bisogna fare una programmazione seria che porti risultati duraturi nel tempo. È importante saper trasformare tutto ciò che noi impariamo, saperlo trasformare in pratica. Perché il solo nozionismo serve a poco, perché nessun ammasso di conoscenza ci porta dove vogliamo arrivare. Ci sono persone che prendono informazioni, analizzano, elaborano modelli teorici senza mai sperimentare. Pensano, studiano, riflettono, ma poi non fanno mai in modo che la teoria diventi pratica. Ecco perché mi piace molto una citazione di un grande architetto di fama mondiale, Renzo Piano, che dice: la mia forza non è la teoria, ma è la pratica quotidiana. Gli intoppi in un cantiere, come una falda d'acqua imprevista, sono meraviglie, sono questi problemi che rendono bella la mia attività. E nello sport il parallelismo è calzante. Voi pensate a un pugile, sale sul ring, ma prima di salire sul ring si deve allenare. Il maestro dei carri insegna a Di Corcia, ha insegnato le figure, ha insegnato la guardia, la difesa, come si esce dalle corde. Ma poi Di Corcia, se non saliva sul ring e si confrontava con un avversario in carne ed ossa, non serviva a niente. Perché è l'esperienza che fa la differenza. Non vince chi ha la tecnica migliore, ma vince chi riesce a mettere in pratica nel miglior modo quella tecnica che ha imparato. Perché gli elementi di crescita che ci dà il campo non ce lo può dare nessun allenamento a tavolino. Se vogliamo avere grandi risultati, ragazzi, nella vita, è importante porsi delle sfide con se stessi. Io ho scoperto nella mia carriera che la sfida ci sprigiona delle forze invisibili in noi, che neanche pensiamo di avere, ma che ci fanno poi fare delle imprese straordinarie. Il professor Manco citava i campionati europei e le Olimpiadi. Io ve lo voglio raccontare proprio. Nel 79 io partecipai ai campionati d'Europa in Germania. In finale incontrai un pugile dell'Unione Sovietica. Allora l'Unione Sovietica non era come oggi frammentata in tanti stati. Vi posso garantire che vinsi nettamente, ma una giuria ignominiosa nei miei confronti mi diede una sconfitta immeritata. Pensate che eravamo in Germania, io ero italiano, quindi il pubblico di me poteva fregarsene. Eppure 4.000 persone nel palazzetto dello sport cominciarono a protestare in modo incredibile, a lanciare sul ring di tutto, bottiglie di birra, lattine. A un certo punto, quando ci fu la premiazione sul podio, un grandissimo campione degli anni 40, dei pesi massimi, Max Schmeling, scese dal pubblico, arrivò vicino al podio, tolse il sovietico dal podio numero uno e mise me e mi faceva capire: tu devi stare qua, non lui. Però a me lo sport mi ha insegnato i valori, quindi il rispetto. Io accettai a malincuore quella decisione dei giudici e accettai la sconfitta. Però
perché vi dico la sfida importante. Eravamo a un anno e mezzo dai Giochi Olimpici. Quella giuria si era venduto proprio ai dirigenti sovietici per quel verdetto, perché così la posta era proprio di farli andare loro come giudici a Mosca, quindi gli avrebbero regalato il viaggio premio come giudici a Mosca. E io pagai le conseguenze. Mi allenavo per un anno, sapevo che tra un anno avrei avuto la possibilità di poterlo di nuovo incontrare. Mi allenavo e quando arrivava la fatica, credetemi, non ce la facevo più, ero sfinito, ma davanti ai miei occhi appariva il volto del mio avversario e quello mi dava la forza di andare avanti. Io volevo quella rivincita, ma il destino mi volle regalare la rivincita con la favola. Perché con la favola? Perché quando arrivavamo alle Olimpiadi io potevo capitare nello stesso girone e magari al primo incontro uno dei due usciva fuori, invece no, il destino disse: vuoi la rivincita, te la voglio dare con la favola. Uno in un girone, l'altro nell'altro girone. Ci potevamo incontrare solo in finale. E così fu, ci incontrammo in finale. E allora io dissi: stasera voglio vedere quanto raccomandato sei. Stasera io so quanto sei bravo, perché lui era un campionissimo. Quanto sei bravo. Stasera non conterà la tecnica, la tattica. Stasera conterà soltanto chi ha voglia di vincere, chi ha voglia di affermarsi, chi ha motivazioni più forti. Io dissi: le tue motivazioni non possono mai raggiungere le mie. Io avevo detto che la mia motivazione era quella di onorare la morte di mio fratello. E quella sera davanti a, posso garantirvi, 40.000 spettatori, io diventai campione olimpico e vinsi la medaglia d'oro. E il giorno dopo ebbi ancora un ulteriore riconoscimento. Fui proclamato il miglior pugile dei Giochi Olimpici. Lo sport mi ha insegnato anche ad essere resilienti. Nella vita noi andiamo incontro alle difficoltà, ma dobbiamo avere la forza di saperle affrontare, queste difficoltà, e superarle. Noi campioni, prima di diventare campioni, siamo andati incontro alle difficoltà, come la delusione della sconfitta. E quando l'ho vissuta sulla mia pelle ho capito poi la differenza che c'è tra il perdente lo sconfitto, come dicevo prima. Io ero da bambino, sono stato subito reputato un grosso talento. Chi mi vedeva dicevano: questo bambino non è umano. Pensate, io ero piccolissimo, riuscivo a picchiare anche i dilettanti più grandi di me, di età, qualche professionista. Quando andai ai campionati italiani, già questo nome Oliva cominciava a fare già eco. E tutti al primo match mi videro combattere e dicevano: ma chi lo ferma questo? È talmente un talento che non è imbattibile. Io arrivai in finale, convinto di vincere, e persi. Persi la finale. Per me fu una tragedia. Pensate che tornavo a casa e per giorni e giorni mi chiudevo in bagno e piangevo. Fin quando dissi: fino a quando vuoi andare con questa lagna? Fin quando vuoi andare avanti con questo pianto? Perché non analizzi con chiarezza perché hai perso? Ho perso perché ho sottovalutato il mio avversario. Ho perso perché ho gonfiato troppo il petto. Ho perso perché gli amici dicevano: ma lui è più forte, ma chi lo batte? Ho pensato di vincere prima del tempo e ho perso. E allora, quando poi ho fatto questa analisi, ho capito che nella vita bisogna essere... è importante, può arrivare alla sconfitta, ma l'importante è comportarsi da sconfitto, cioè analizzare e guardare oltre, andare avanti. Piangersi addosso il problema vi rimane sempre. Quello che si piange addosso dà sempre le colpe agli altri, non è mai colpa sua. Lui è sempre il più bravo. Si è campioni non solo perché si vince un titolo o una medaglia, si è campioni perché si prova. Quello è il vero campione, quello che non si tira indietro, prova. Prova a superare i propri limiti. E anche questo io ho vissuto sulla mia pelle. Io ho subito una malattia nella mano destra, un'osteoporose. Pensate, io al primo colpo che portavo, la mano si fratturava, rimanevo con la mano aperta nel guantone e non avevo neanche la forza di chiuderlo. Credetemi, sbagliavo il bersaglio di proposito, io ero rapidissimo, veramente ero saettante quando portavo i miei colpi. Sbagliavo il bersaglio di proposito per paura di sentire quelle fitte lancinanti e quei mille spilli che mi entravano nella mano. Non riuscivo neanche a versare l'acqua nel bicchiere, pensate.
tutti i medici che avevo consultato in Italia, all'estero, tutti mi dicevano che io dovevo abbandonare la box, ma io non ci stavo. Io avevo realizzato un sogno e dovevo realizzare l'altra parte del sogno, di diventare campione del mondo. Non mi sono pianto addosso, non mi sono avvilito, ho cambiato strategia. La mia voglia di affermarmi cominciai a pensare un'altra mano. Lo so, ci vogliono 3 mani per diventare campione del mondo, io ne ho una, ma facciamola fruttare bene. Cominciai per mesi e mesi, per anni e anni a lavorare soltanto col braccio sinistro. Tutte le sere tornavo a casa distrutto, mia moglie mi faceva i massaggi, mi metteva il ghiaccio. Ma il 1986, il 15 marzo a Monte Carlo, con un braccio solo, io diventai campione del mondo. Questo è per dirvi che quando pensiamo di avere una condanna addosso, non abbattiamoci, dobbiamo reagire. Questo è quello che mi ha insegnato lo sport. Grazie. Un breve filmato sulla carriera di Patrizio Lì.
Per chiudere questa cerimonia, il magnifico rettore consegna l'onorificenza a Patrizio Oliva, il sigillo dell'Università di Foggia. Per chiudere la mattinata c'è un rinfresco in palestra.